Amici sportivi della Twin Sebastiani, benvenuti sul nostro canale dove vi stiamo trasmettendo le immagini della partita di basket valevole per il campionato di Serie B, Girone D. Le squadre che hanno appena iniziato questa gara sono le Colpidienze, Porto Sant'Elpidio in maglia bianca e la Pallacanestro Pescara in maglia rossa. Andiamo quindi ora a presentare entrambe le formazioni. Partiamo prima dalla squadra ospite che ora sta attaccando. Col numero 4 Pepe, numero 5 Raiola è il capitano del team, numero 9 Di Fonso, numero 14 Di Donato, numero 15 Bini, numero 18 Tabbi, numero 20 Polonara, numero 23 Timperi, numero 52 Tagliamonte e numero 71 Timperi Matteo. Coach Salvemini Giorgio. Passiamo ora alla squadra di casa. Con il numero 3 Carità, con il numero 4 Torresi, con il numero 9 Andreani, numero 10 Capitano Boffini, numero 14 Del Brocco, numero 23 Rossi, numero 24 Cavoletti, numero 33 Tortù, numero 37 Valasciani e numero 75 De Leo. Coach Schiavi Marco. Gli arbitri dell'incontro sono Leggero di Lecce e Bartolomeo di Cellino San Marco.
A commentarvi la partita c'è come sempre Gianluca Sebastiani, mentre alle riprese e alle foto lo staff Twin Sebastiani, che è sempre presente in queste competizioni sportive. Ma ora torniamo nel campo di gioco, dove è appena cominciata la partita tra l'Ecol Pienza e Stella. Porto Santo, il Pio Basket, che sta perdendo di 8 punti. Ora vediamo Buffini in attacco, fa girare bene l'Ecol Pienza la palla. Cerca di attaccare Vallasciani, si prende un fallo su tiro, sono due tiri liberi per Vallasciani. Abbiamo visto un attacco, un po' di confusione in attacco per l'Ecol Pienza e Stella. Va a realizzare il primo, il numero 37 dell'Ecol Pienza e Stella. Vediamo come va con il secondo. Sbaglia il secondo, c'è Polonara che prende il rimbalzo, poi la Raiola che organizza il gioco. Ancora Polonara per Raiola, si smarca il numero 4 Pepe, serie di palleggi, non riesce a passare. Poi palla al suo compagno, numero 14, che cerca di attaccare il centro e poi va a sbagliare il tiro. Rimbalzo di Rossi che parte subito in palleggio, palla a Vallasciani, riceve Tortù, usa il piede perno per girarsi e poi va a segnare. Due punti. Partita importantissima quella per l'Ecol Pienza, quella di questa sera, anche perché la serie no, non è a suo favore. Su 9 partite giocate, 3 vittorie. Questa è questa sera, quella di questa sera è una partita difficile. Anche guardando la classifica, vediamo che la Pallacanestro Pescara è a 12 punti, mentre l'Ecol Pienza è a 6 punti. Importante anche la prossima partita per i giocatori di casa contro Taranto, ma comunque il campionato è ancora lungo, siamo nella 10ª giornata di andata. Intanto vediamo Vallasciani a 3 punti che sbaglia il tiro, ma c'è il rimbalzo di Tortù che va su forte, ancora 2 punti per lui. L'Ecol Pienza sta recuperando punti, 8-5 ancora per i giocatori ospiti. Palla di Donato per Polonara in punta. Raiola con la palla, va in palleggio, poi ancora di Donato da lontanissimo, tira, sbaglia, primo ferro. Rimbalzo di Boffini che lancia subito a Torrese, che è sotto canestro, ma la da fuori a Tortù e poi va a tirare, ma sbaglia, ma rimbalza ancora del numero 33 che prende il fallo. Due tiri liberi per Tortù. Primo ferro nel primo tiro libero. Un punto per Tortù. 6-8 ora il punteggio. Palla sempre a Raiola per Polonara. Riceve il numero 4, si fa vedere Polonara a spalla a canestro. Poi Tortù alza bene le braccia senza commettere fallo, fa sbagliare il suo avversario e poi parte in palleggio, si ferma. Il tiro è da 2 punti ma non entra. Riparte subito Pepe ma poi si ferma. Riceve ancora Polonara in punta. Passaggio schiacciato per Di Donato che non va a sbagliare. Palla Torresi, cerca un movimento ma poi vuole fare da solo,
va sotto canestro, la palla non entra, rimbalzo di Polonara. Raiola, ottimo cambio di mano che salta il suo difensore. Grande canestro da parte del numero 5 della pallacanestro Pescara. Torresi in punta, taglio di Vallasciani che va a tirare e va anche a realizzare. Palla che non va per Polonara sotto canestro. Rimessa per l'Ecol Pianze Stella che può provare ad accorciare le distanze. Vallasciani sfrutta il blocco di Tortù e poi la palla passa sotto le gambe del numero 33. Di Nonato in palleggio per Timperi, poi ancora palla di Nonato sotto canestro e infine il tiro di Raiola, tiro che non va. Riparte subito la colpianza Stella, Boffini con la palla, poi Vallasciani, la da fuori per Rossi che ci prova da tre punti, non riesce, prende solo il primo ferro. Ora tocca ai giocatori ospiti, ancora Raiola si rende pericoloso, altro canestro sbagliato. Si alza il ritmo della gara, palla a Tortù, la consegna a Rossi che organizza il gioco in attacco. Torresi fuori per Boffini, viene stoppato Boffini ma c'è rimbalzo di Tortù, attenzione 5 secondi per il tiro, altra stoppata su Tortù ma poi nel secondo tentativo riesce comunque a mettere la palla in fondo alla retina. Ora le colpienze a meno 2 punti. Ancora Pescara che tenta un tiro da 3 punti. Vallasciani, Rossi. Riceveva Vallasciani, spalla a canestro, fuori per Boffini. Poi grande passaggio ma Timperi era pronto e quindi l'ha deviato. Ancora possesso col Pienze. Triplo cambio per i giocatori ospiti. Escono Rossi, Boffini e Tortù, entrano Del Brocco, Torresi e Carità. E Andreani, scusate. Palla da Andreani. 5 secondi per il tiro, poi Torresi. Un po' indeciso qua, però decide di prendersi il tiro da 2 punti. Il rimbalzo è dell'Ecol Pienze Stella. Andreani dentro per Del Brocco che fa un ottimo passaggio per Diego Torresi. La partita viene pareggiata al numero 4. Raiola fa ricevere il numero 14 e poi sbaglia il tiro ancora da 3 punti. Andreani parte velocissimo, serie di finte, poi ci ripensa, butta fuori la palla. Si ricomincia il gioco, anzi no, tiro da 3 punti di Torresi che non va. Vallasciani combatte al rimbalzo, poi vince ma alla fine viene stoppato. Ancora possesso col Pienze, Andreani sempre a fare la rimessa. Ci prova il numero 3 da 3 punti, la palla rotola sul ferro e poi esce. Ma c'è Del Brocco sotto che prende il rimbalzo. Andreani da 3 punti, primo ferro, ancora Del Brocco, appena entrato, già 2 rimbalzi. E finalmente Carità riesce a mettere la tripla che stavo cercando da tempo. Ora è l'Ecol Pienze a conducere la gara con 3 punti di vantaggio. Arriva il fallo fischiato alla torre della tripla, fallo di Carità.
Di Lonato con la palla, poi la Raiola. Ancora Di Lonato, tiro che non va da tre punti, era stato lasciato libero ed era molto pericoloso. Ora riparte le colpi di Enze Stella, palla a Carità, cerca l'uno contro uno, si ferma per il tiro da due punti, primo ferro, ma l'ultimo a toccare è Raiola, è ancora possesso colpi di Enze. Cambio per i giocatori di casa, è pronto ad entrare Leo, esce Torresi. Cambio anche per i giocatori ospiti, esce Raiola, entra il numero 20 Polonara. Riceve Carità, poi si allarga Andreani, passaggio per Del Brocco che viene fermato dalla difesa di Di Donato, riparte subito Pepe, non riesce a passare, si scontra contro Andreani e anche questa volta l'ultimo a toccare è un giocatore in maglia rossa, possesso per le colpi di Enze Stella, 53 secondi al termine. Andreani cerca di penetrare, viene raddoppiato, passaggio per De Leo che va in terzo tempo, va a sbagliare ma c'è il Del Brocco che vola più alto di tutti, prende il rimbalzo e poi fa anche canestro. 17-12 per le colpi di Enze Stella, 30 secondi ancora da giocare, palla a Pepe che si ferma per il tiro da due punti, va a sbagliare, rimbalza ancora per la pallacanestro Pescara. Cinque secondi per attaccare, scarico per Di Donato che mette la sua seconda tripla, 3 secondi al tiro, Andreani allo scadere, la palla batte sul tabellone e poi esce, finisce il primo quarto tra le colpi di Enze Stella e pallacanestro Pescara con il punteggio di 17-15. Il direttore di gara dà il via al secondo quarto tra le colpi di Enze Stella, Porto Santo Elpidio e la pallacanestro Pescara. Il risultato è di 17-15 per le colpi di Enze Stella che ora viviamo in attacco con Rossi, poi Del Brocco, spalla a canestro, cerca di tirarsi sul fondo, si inciampa con il suo avversario e infine commette fallo. Pepe in palleggio per Polonara, penetrazione poi scarico, Timperi, arriva Del Brocco che lo spinge un po', una situazione molto difficile da valutare, poi intanto ci prova Carità con il suo tiro da 3 punti che non va, ancora Pepe in palleggio, passaggio per il compagno, chiude bene le colpi di Enze e poi cerca di recuperare la palla De Leo, attenzione che stanno scaldando gli animi in campo, direttore di gara fischia palla a 2. La freccia indica i giocatori ospiti. Possesso pallacanestro Pescara.
Pepe, tiro da tre punti, va a sbagliare, e poi il rimbalzo del numero 14 che prende il fallo. Fallo del numero 9 della Colpidense, Andreani. Polonara va in palleggio, riceve il numero 23 Timperi, poi ancora Polonara, attacca il centro e va a appoggiare sul ferro. Rossi velocissimo, attacca il fondo, poi esce fuori, palla dentro per Andreani, ottimo passaggio del numero 14 e Colpidense, e poi Andreani non fallisce. Grande gioco delle Colpidense Stella, che ha colto gli avversari in contropiede e con un passaggio è riuscita ad arrivare subito sotto canestro. Questi sono giochi che bisogna fare per rubare qualche canestro. Intanto c'è stato un cambio per i giocatori ospiti, è entrato Raiola, realizza Andreani intanto un libro aggiuntivo. Il risultato è di 20 a 17 per le Colpidense Stella. Viene raddoppiato il numero 14 di Pescara, poi del Brocco subito al rimbalzo. Andreani che lancia Caridama, viene fermato, ancora palla da Andreani. Calma il ritmo. Serie di passaggi, la palla va a finire nelle mani di Del Brocco, spalla a canestro, cerca di guadagnare spazio, poi sbaglia il tiro, c'è Rossi che non riesce a prendere il rimbalzo, rimbalzo preso al numero 18 Tabbi, poi Raiola in palleggio, passaggio per Tabbi che non arriva, ma c'è il fallo del numero 14, fallo di Del Brocco. Arriva subito il cambio, esce Del Brocco, dentro a Tortù, mentre per Pescara esce il numero 14 di Donato e entra Di Fonso. Polonara va a rimettere la palla. Palla a Tabbi, poi Di Fonso. Ancora palla a Tabbi in punta. Riceve Pepe, si ferma, arresto, tiro, gran canestro da parte sua. Andreani per Caridà, da tre punti ancora Matteo Caridà, seconda tripla per lui, speriamo che continui così per tutta la serata. Pepe in palleggio per Polonara, poi palla a Raiola da tre punti, solo, e anche lui non sbaglia. Ancora meno uno Pescara. Ora vediamo la palla ad Andreani. Caridà per Tortù. Rossi fuori per il numero 9! Lorenzo Andreani, che anche lui non ci delude dai tre punti. Pepe tiro da tre punti, non tocca neanche il ferro, e poi viene fischiato il fallo antisportivo, fallo antisportivo al numero 4 di Pescara, Pepe. Cambio per entrambe le formazioni, per Pescara esce Pepe, entra Timperi, mentre per la Colpidense Stella è uscito De Leo ed è entrato Torresi. Tanto c'è Caridà che deve tirare due tiri liberi dal fallo antisportivo.
prenderà un punto. Due su due per il numero 3 della Colpianze Stella. Serie di passaggi, poi Tortù fuori per Torresi, palla a Carità, tira anche con la mano in faccia, prende il primo ferro e poi la palla finisce fuori. Timperi per Raiola, palla poi a Pollonara che viene raddoppiato. Ancora Timperi, si ferma, sfrutta il blocco, gran canestro del numero 23 di Pescara. Passaggio che viene fermato con il piede da parte del numero 18 Tabbi. Cambio per le Colpianze Stella. Anzi, coach Schiavi ha chiesto il time out. Come ho detto prima, pallacanestro Pescara a 12 punti, quindi è in quinta posizione, mentre la Colpianze Stella è a 6 punti, in decima posizione. Nelle partite scorse pallacanestro Pescara ha giocato, ha affrontato in casa Taranto e ha vinto per 87-60, mentre le Colpienze, come sappiamo, è venuta da una sconfitta contro Ambrosia Bisceglie. Possesso per le Colpianze Stella. Palla a Rossi, poi Andreani, fuori per Boffini. Grande serie di passaggi delle Colpianze Stella. Grande gioco in attacco, ma che non è riuscito ad andare a buon fine. Raiola. Riceve Timperi. Poi arriva il fallo di Torresi che cade a terra, si tiene la gamba, anzi no, al fianco. Speriamo niente grave. Si rialza. Rimette la palla a Polonara, palla ancora a Timperi, Raiola, dentro per Tabbi che va a tirare sotto il canestro, poi cade dalla palla da Andreani, 2 contro 1, Tortù va a concludere di sinistro, sbaglia il tiro, il rimbalzo di Timperi e poi la consegna a Raiola che calma il ritmo di gioco. Altro fallo da parte delle Colpianze Stella, questa volta è Buffini. Due tiri liberi per Raiola, cambio per entrambe le formazioni. Per Pescara entra Di Donato ed esce Tabbi. Per le Colpianze Stella entra Valasciani ed esce Rossi. Intanto vediamo Raiola pronto a tirare due tiri liberi.
1 su 2 per Raiola. E infine il possesso viene dato ai giocatori ospiti. Raiola riesce a passare in mezzo a due difensori, poi la scarica per Timperi che sbaglia il tiro da tre punti. Rimbalzo di Andreani, si porta oltre la metà campo. Boffini per Vallasciani, Vallasciani aspetta il taglio di un suo compagno, poi passaggio troppo lento per arrivare anche quello di Raiola, non molto preciso per il suo compagno. Boffini ferma tutto. Andreani si smarca, Tortù lo riceve, cerca di guadagnare spazio, poi scivola, altra palla persa. Poi Timperi, palla di Donato che la scarica per il numero 9 che non riesce a mettere in fondo la retina, ma c'è ancora il possesso di pallacanestro Pescara. Ancora il numero 9 di Fonso, secondo tentativo che non va per lui. Andreani in palleggio, palla a Torresi, si fa vedere Boffini, Boffini le dà a Torresi, poi c'è lo scarico non molto preciso per Andreani che tira da tre punti, la palla stava per entrare ma c'è Torresi, bravissimo al rimbalzo, e infine il tiro di Boffini, la palla stava per entrare anche la sua. Attenzione, confusione in campo. Vallasciani anche lui da tre punti, sbaglia il tiro, rimbalzo di Tortù, anzi no, di Vallasciani, e infine l'arbitro ferma tutto, fischia un fallo. Polonara va a chiedere spiegazioni all'arbitro. Fallo di Polonara, cambio per la Colpianza Stella, entra Rossi, esce Andreani, anche per Pescara, esce Polonara e tra il numero 15 Bini, ancora possesso per le Colpidienze. Riceve Torresi, la consegna a Rossi, ancora Rossi in palleggio per Tortù da tre punti, anche con la mano in faccia, la palla non vuole entrare. Questa volta rimbalza di Timperi e poi viene fiscato un fallo a Rossi. Sono due tiri liberi per Timperi. Primo fallo per Rossi, altro cambio per le Colpienze Stella. Esce Vallasciani, entra Caridà. Bassegno. Primo ferro nel secondo tiro libero, altro fallo, sempre contro la formazione di coach Schiavi, questa volta è Tortù. Arriva un'altra sospensione. Partita tirata questa sera, ci sta regalando molto spettacolo. Tutte e due le formazioni ce la stanno mettendo tutta ed è questo quello che vogliamo vedere.
Si può riprendere a giocare. Due tiri liberi per il numero 14 di Donato. Fa segnare il primo. Uno su due anche per lui. Ora palla a Rossi. Caridà in palleggio, sfrutta il blocco di Torresi, poi la riceve Rossi. Boffini vuole darla a Torresi ma non ci riesce, palla per Caridà, 5 secondi al tiro, vediamo che cosa si inventano i giocatori delle Colpidienze. Primo ferro per Rossi, ma c'è rimbalzo di Del Brocco che va comunque a segnare anche con il pressing dei suoi difensori. Palla a Difonso, poi riceve Raiola in punta, cerca un suo compagno, riceve Timperi che la vuole dare fuori per il numero 15, non ci riesce, ottimo anticipo di Rossi. Caridà con la palla, riesce a prendere posizione Del Brocco, finta il tiro, poi si gira e poi usa un po' troppo il gomito Del Brocco, gli viene fischiato antisportivo. Terzo fallo per Del Brocco, infatti viene cambiato, entra De Leo. Realizza il primo il numero 15 Bini. Due su due per Bini, ancora possesso Pescara. Difonso la rimessa. Palla a Raiola. Riceve Bini da tre punti, va a segnare. Sorpasso Pescara, 30-32. Riceve Torresi, c'è troppo pressing però da parte del numero 14 che commette fallo. Rimessa per le Colpidienze Stella, cambio per i giocatori di casa ma anche per quelli ospiti. Per le Colpidienze esce Boffini, entra Andreani, mentre per Pescara entra Tabbi, entra e esce il numero 14 di Donato. Rimessa per le Colpidienze Stella. Rossi in palleggio, si porta al centro. Poi De Leo da tre punti da molto lontano, sbaglia il tiro, rimbalzo di Andreani, palla a Rossi da tre punti, sbaglia anche lui ma c'è ancora il rimbalzo di Andreani che si è chiuso nell'angolo. E infine la palla va al giocatore in maglia rossa. Attenzione, Raiola sta per perdere la palla. Ancora Raiola in palleggio. Poi palla a Difonso in angolo che attacca il centro, viene fermato, rimbalzo di Timperi, scadono dei 24 secondi ma le Colpidienze non si ferma. Palla a Rossi, 8 secondi al tiro, Andreani da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di De Leo che va a tirare in tapine ma non ha riuscito a realizzare. Finisce anche il secondo quarto tra le Colpidienze Stella e Pallacanestro Pescara. Questa volta è Pallacanestro Pescara che si è portata a +2 dai suoi avversari, 30-32.